Buon pomeriggio a tutti quelli che seguono Nati Sportivi sulla pagina Facebook di Nati Sportivi. Un buon pomeriggio con una nuova chiamata sportiva in questo tour di tutte le discipline che ho intrapreso qualche settimana fa, delle discipline pressoché quelle meno esposte mediaticamente, ma che vengono descritte e si descrivono con la passione scritta in maiuscolo, sia per quello che sono i suoi protagonisti. Parlarci di badminton. Buon pomeriggio a Rosario Maddaloni. Ciao Rosario. Ciao Matteo, ciao, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. E Grazie allora, dell'invito. innanzitutto grazie di aver accettato l'invito mio di Nati Sportivi a partecipare a questa diretta e chiaramente una domanda che già sai, che ti ho anticipato, che ti hanno fatto tante volte, che sicuramente ti aspettavi è perché il badminton? Allora, me l'hanno fatta in tantissimi da quando sono piccolo. Ho scelto il badminton proprio, questo è un aneddoto che mi piace raccontare sempre. Ho scelto il badminton per curiosità del nome buffo, praticamente. Ero alle elementari quando arrivò il progetto scuola di vari sport e io sulle proposte vidi badminton e mi chiesi: ma cos'è il badminton? Tutti quanti sceglievano il basket, la pallavolo, il calcio. E io mi sono tuffato sul badminton al buio semplicemente per il nome, per curiosità del nome. Poi è nato l'amore. Allora, tutto è nato per gioco, lo possiamo dire, Addio. perché insomma, per gioco. Io non ho voluto fare una descrizione di chi è Rosario Maddaloni. Eccoci, ci eravamo persi. Io non ho fatto una descrizione in apertura di questi primi 2 minuti di chi è Rosario Maddaloni, perché proprio perché non è un'intervista, vorrei che me lo dicessi tu chi è Rosario Maddaloni. Diciamo, Rosario Maddaloni è un atleta di badminton da quando sono piccolo, ormai ex, poi ce lo raccontiamo perché è un atleta di badminton. Sono nato a Torre del Greco in provincia di Napoli, poi con i miei genitori mi sono trasferito in provincia di Roma, a Santa Marinella per l'esattezza, dove sono cresciuto lì fino a 20 anni, dove ho conosciuto questo sport appunto a 10 anni e devo dire che sia per curiosità e per fortuna, perché mi ha portato poi ad essere Rosario Maddaloni, che bene o male nel mondo del badminton tutti conoscono. Dico per fortuna perché a Santa Marinella, questo piccolo paese di 15.000 abitanti, c'era uno dei club più forti d'Italia e nonché l'ex centro federale. Quindi sono stato veramente fortunato. Quando mi sono approcciato al badminton, il piccolo Rosario vedeva i più forti. Come hai detto tu, poi andremo a sviscerare meglio chi è il Rosario Maddaloni e perché si è ritirato. Lo andremo a vedere un po' più avanti. A tutti quelli che hanno partecipato a queste dirette, a queste chiamate sportive, ho dato l'opportunità di fare un messaggio promozionale. Cioè, voi siete dei rappresentanti di una disciplina. Adesso tu hai l'occasione in 30 secondi di fare il messaggio promozionale del badminton e perché qualcuno debba giocare a badminton. È molto difficile. Scegliere il badminton perché? Innanzitutto, perché non c'è sport più strano, diciamo più diverso, perché devi pensare che il principe di questo sport è il volano, una semisfera di sughero con un cono di piume che pesa solo 5 grammi e che raggiunge velocità pazzesche. Cioè, raggiunge velocità di oltre 350 km/h in partita. Questo non è documentabile, quindi non sto Sì, dicendo. no. Diamo tutti i dati veri, lo diciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. La pallina che non rimbalza, quindi la devi prendere al volo. È uno sport dinamico che ti tiene proprio imbambolato a quel volano. Se dovessi utilizzare
un aggettivo sia per descrivere il badminton, sia per descrivere la tua carriera. Quali utilizzeresti? Dinamico, veramente è uno sport dinamico perché ti prende veramente a 360 gradi, oltre a essere tecnico, preparato fisicamente, sia nelle lunghe partite, sia nell'esplosività e anche mentalmente. È dinamico perché mi ha portato veramente questo sport in giro per il mondo. Fatto oltre 200 tornei internazionali in tutto il mondo, quindi è veramente uno sport che Quindi unisci il dinamismo a entrambe le cose, cioè sia alle caratteristiche della disciplina, sia alla carriera e perché no, all'esperienza, alla vita che hai vissuto nel corso di questi anni. E esattamente. ora tu hai parlato di tappe, no? Ce lo siamo detti poco prima della diretta. Tu vieni da Torre del Greco, sei passato per Santa Marinella vicino Roma, sei andato a Milano perché il centro federale poi. Si è spostato a Milano, oggi sei a Cagliari, sei a tutti gli effetti un giramondo. Sì, a tutti gli effetti in giramondo. Veramente sono passato da sud a nord, poi mi sono trasferito qui nell'isola e nel frattempo, come ti ho detto, 10-11 anni anche di più di tornei internazionali. E a Santanello ho conosciuto questo sport dove c'era la nazionale. Poi nel 2009 mi sono trasferito a Milano dove si è avviato forse il progetto più grande di questa federazione, che è il Centro Federale Nazionale dove ospita tuttora la nazionale italiana e poi dopo tanti anni di soddisfazione, gioia e dolori mi sono trasferito a Cagliari per un altro progetto e spero che sia questa l'ultima tappa definitiva della mia vita. Bene, allora, di queste quattro tappe, cioè da Torre del Greco, Santa Marinella, Milano e Cagliari, tutte e quattro forse probabilmente ti hanno Avevo lasciato. pure una piccolina e mezzo di un annetto in Danimarca nel 2008-2009, però vabbè. Allora, no, però ci mettiamo anche quella allora. Di queste cinque tappe, Sì. qual è quella, che ti ha lasciato, che ti ha dato un'impronta? Che ti fa dire Rosario Maddaloni è in quel posto. Mi piace ricordarle tutte come tappe fondamentali della mia vita. Sicuramente Milano mi ha cresciuto, mi ha coccolato, mi ha reso un uomo perché arrivare lì a 21 anni, così più o meno, e poi lasciarla a 31, quindi vuol dire che il pezzo più importante della tua vita l'ho trascorso a Milano grazie alla federazione che era la mia famiglia, insomma. È stata una madre la federazione per me. E invece tra i 200 appuntamenti internazionali, Sì. mi racconti qual è stato quello nel quale ti sei emozionato di più, quello che magari ti ha lasciato un ricordo che hai ancora vivo, e quello nel quale invece hai un rimpianto, nel quale torneresti per riprenderti quello che non sei riuscito a prenderti. Sì, ce ne sono tanti. 200 internazionali significa veramente soffrirne tanti di trasferte e avere anche tante emozioni. Quella che ricordo con più emozione è l'ultima, quella d'addio, perché veramente là, quando è caduto l'ultimo volano, mi stavano scendendo le lacrime, ho detto veramente sono arrivata alla fine. E quindi quella è stata l'emozione più grande, non c'è cosa più bella, anche l'emozione, insomma, lasciavo anche con sorriso perché chi mi conosce sa che ho lasciato, secondo me, il sorriso, ecco, di giocare a badminton. I rimpianti ce ne sono, sai, io ho provato 2 volte la qualificazione olimpica e 2 volte ci sono andato vicino, punti più, punti meno. Cioè, ero vicino, quindi rimpianti, magari in quel torneo forse sarei potuto essere un po' più costante, forse un po' meno emozionato, capito? Ce ne sono tanti, adesso nell'esattezza non me ne viene uno, però
mi viene in mente alcune trasferte dove mi giocavo la partita per entrare in quella posizione nel ranking, oppure mi sono tolto anche le piccole soddisfazioni, battendo magari una volta il numero 20 del mondo, me ne sono tolte le mie soddisfazioni, quindi Ecco, è proprio sul la carriera. panorama internazionale, in questo momento, o almeno ormai da qualche anno, ormai da qualche decennio, insomma, a livello internazionale, la Cina è bene o male una delle, se non la nazione da battere a livello globale, mentre in Europa ancora Danimarca, Inghilterra, Germania hanno un ruolo molto importante. In questo panorama, l'Italia come si posiziona e quali sono le prospettive per migliorare la propria posizione? A livello mondiale, come hai detto tu, l'Asia domina a livello assoluto questo sport, varie eccezioni come la Danimarca, l'Inghilterra, la Germania, anche l'Olanda, la Francia si sta impegnando. C'è la campionessa olimpica spagnola, però lo voglio ricordare, che è europea. Su 38 posizioni mondiali che vanno alle Olimpiadi, 25 sono asiatici, quindi il resto se le tiene l'Europa e il resto del mondo. L'Italia, come tutti gli sport, diciamo noi più di tutti, sport indoor del sud Europa, facciamo un po' fatica ovviamente, però diciamo una posizione, 100 posizioni ci collochiamo a metà, dai, della classifica mondiale. C'è Quindi molto da lavorare, la federazione si sta impegnando negli anni, adesso c'è un bel bacino di giovani e spero che possano fare meglio di quello che è stato, insomma, uno. ecco, io mi ricollego ai giovani, al messaggio promozionale che hai detto, che hai utilizzato prima, che proveremo a mandare in registrata, così magari riusciremo a coinvolgere, a aumentare questo bacino di utenza. Quanto è difficile posizionare il badminton all'interno delle discipline che sono strutturate nella cultura italiana? Perché comunque prima mi parlavi della federazione, la federazione è una federazione molto giovane, Sì, nasce proprio nel 1985, quindi 40 anni. si è inserita molto tardi, purtroppo, all'interno di comunque un panorama culturale sportivo italiano che non è così ampio rispetto magari ad altre nazioni nelle quali c'è un lotto di discipline che viene offerto agli utenti, agli giovani appunto, e quindi possono scegliere con più facilità. Ecco, in questo lo sforzo della federazione, sicuramente da quello che mi dicevi, è stato grande anche per cercare di creare un appeal. Sì. Ma ci sono altre difficoltà, e mi ricollego alla domanda di Luca De Matteis che chiede quali sono le difficoltà del badminton in Italia. Beh, sicuramente il badminton, ripetiamo che è uno sport giovane. Le difficoltà del badminton sono, essendo uno sport comunque indoor e che condivide spazi molte volte, siamo molto collegati alle strutture scolastiche, quindi condivide spazi ristretti con altri sport, quindi ti vai a acchiappare piccole ore, magari contro la pallavolo, il basket che comandano. Quindi il badminton da questo punto di vista fa fatica. Non può essere sport esterno perché il volano pesa pochissimo, quindi il vento te lo porta via. Non mi Quindi le premerebbe, certo. strutture, la caratteristica di questo sport fanno un po' fatica a livello italiano. Poi la cultura dell'italiano medio, insomma, è pallonaro, per cui ci dobbiamo un po' mettere l'anima in pace, però gli sforzi della federazione sono tanti. Il badminton attualmente in Italia e comunque nel resto del mondo è tra i sport più praticati, cioè a livello internazionale è super, forse è dal terzo o quarto sport più praticato al mondo e in Italia tra i primi cinque. Non serve molto per giocare a badminton. Una rete, due paletti, racchette e volani scolastiche costano poco. Però ripeto, facciamo fatica perché le strutture, gli spazi sono pochi. Uno degli intenti di queste chiamate, per quanto non abbiamo migliaia di utenti che ci vedono, però è proprio questo, cioè quello di far conoscere a tutti,
quelli che sono i protagonisti di discipline che vogliamo ricordarlo, l'hai ricordato tu, ci hai provato fino all'ultimo, ci sei arrivato vicinissimo, e questo dà anche il valore dell'atleta che sei stato a una disciplina che è una disciplina olimpica e che assegna la stessa medaglia che viene data ad altri sport che hanno un riflesso mediatico molto grande. Io qualche settimana fa ho fatto intervenire il tennis tavolo. Sì. Nel tennis tavolo c'è questa bellissima caratteristica che è anche presente nel badminton del doppio misto. Quindi sì. No, disciplina singolare, femminile, maschile, doppio femminile, maschile, ma c'è anche il doppio misto. Ecco, questa è una caratteristica che probabilmente a molti non affascina, ma a me affascina tantissimo. Cioè quello di misurarsi la donna con un uomo e viceversa. Sì. Tu che hai probabilmente provato questa esperienza sulla tua pelle, mi togli la curiosità, ma quanto è difficile o quanto è facile? Perché no, adesso io non lo so, te lo dico da neofita. Quanto è difficile o quanto è facile misurarsi nella disciplina in gara insieme ad una donna? Intanto vorrei agganciarmi alle Olimpiadi dicendo che sì, ci ho provato due volte. Il badminton è sport olimpico dal 92, 88 a Seul, sport dimostrativo. E la federazione italiana ha partecipato a ben tre Olimpiadi, quindi ahimè, purtroppo solo con le femmine. Speriamo che in futuro possano partecipare. Io ci sono andato vicinissimi a pochi punti, però. E le caratteristiche come nel tennis tavolo sono cinque discipline. Il badminton assegna cinque medaglie per le cinque discipline. Una, come dicevi tu, particolare è il misto. È una disciplina stupenda quella del misto. Innanzitutto il doppio a badminton va al doppio della velocità proprio del volano, proprio il ritmo è altissimo. In media un volano e in media badminton in singolo si colpisce un volano al secondo, figurati nel doppio. E lì poi si raggiungono le velocità che ti dicevo precedentemente. Il misto è una disciplina bellissima che io tra l'altro ho fatto e mi riesce anche molto bene. Ho vinto due titoli italiani in misto nel passato, facendo anche il triplete. È veramente bello il misto perché la particolarità è che la donna copre la maggior parte del campo a rete e il maschio, diciamo, domina la parte di dietro perché si attacca. Ok. In doppio, quando si attacca, ci si mette così, maschio dietro, donna davanti, e si difende così. Tra l'altro, anche in difesa, il maschio è molto protettivo sulla donna, cerca di aiutarla. Però la donna negli ultimi anni è diventata molto molto forte, quindi ogni tanto vedi scambi dove la donna smescia là dietro e sta sfidando lo stile cavalleresco, quindi sì lo sfida In Asia, le asiatiche fanno paura, cioè secondo me se ci gioco io contro qualche asiatica misto ci prendo pure ecco. Rischi la brutta figura. Sì, a rete sono tremende, tu vedi delle cose pazzesche a rete. Consiglio a tutti di andare a vedere delle partite su YouTube. Altra curiosità sulla prestazione, questa volta più tecnica. Mi ha parlato molto di riflessi, di velocità e di dinamismo. Ne è uscito fuori la caratteristica principale nel doppio misto. Andiamo a vedere come ci si allena per questo. Cioè, sicuramente c'è una preparazione specifica per, credo, migliorare i riflessi, per arrivare a migliorare anche la velocità del gesto. Tu che sei arrivata ad alti livelli, stavi raccontando poco fa proprio come gli asiatici rispondano sia nel maschile che nel femminile in una maniera quasi robotica a questo tema. Come ci si arriva quindi a migliorare queste caratteristiche? Allora, voglio partire dal fatto che a badminton l'allenamento del badminton nulla è sbagliato, cioè è veramente uno sport completo, fa veramente allenamenti di tutti i tipi. Ogni allenamento, anche il più strano, serve a badminton. È veramente uno sport veloce, dinamico e di esplosività.
si sta in campo, si sta fuori dal campo in sala fitness, veramente facciamo di tutto, dalla corsa di 40 minuti per la resistenza, gli scatti brevi, i cambi di direzione sono importantissimi, l'esplosività, quindi allenamento della forza nel breve gesto è importantissimo, propriocezione, allenamenti per evitare gli infortuni, per spalla che è tra le più come dire più sollecitate, stressato al badminton, alle ginocchia, alle caviglie. Al badminton si fa veramente tutto, e i riflessi si allenano con gli anni, praticando e prendendoci le volanate, cioè vado, dopo un po' le prendi. A volte quando vengono a vedere il badminton dal vivo dice: ma come fate a prendere quei volani? È impossibile. Dalla TV non si rende conto. Questa potrebbe essere, no, ho parlato anche con altre discipline che, come ho detto in apertura, hanno una posizione mediatica sfavorevole. Sì. E ho chiesto ad ognuna di loro se effettivamente, oltre ad una responsabilità culturale evidente, ci sono anche delle responsabilità da parte della disciplina. Cioè, secondo te, il badminton è o non è un gioco televisivo? Il badminton è un gioco televisivo, ma non renderà mai come guardarlo dal vivo. Veramente pazzesco. Ultimamente le visuali delle partite cambiano molto spesso. Prima erano quasi solo statiche dall'alto, quindi il gioco poteva sembrare anche lento. Hanno aggiunto comunque sì, a che velocità va il volano, l'occhio di falco, queste cose qui. Adesso stanno cambiando un po' le inquadrature, le abbassano quasi a bordo campo, e lì ti rendi veramente conto delle frustate, della velocità e ritmi di questo sport. Quindi a volte non è responsabilità della disciplina, ma come viene costruita l'immagine della disciplina. Sì, e noi veniamo da... Poi ti racconto un aneddoto. E noi anni, quando dice: che sport fai? Badminton. Ah vabbè, quello che si gioca sulle spiagge. Ah vabbè, quello che si fa al parco. Quello del cartone di Lady Gok e Robin Hood. Noi veniamo dallo stereotipo del badminton, passami il termine, da femminucce, quindi sembra uno sport lento. E l'aneddoto che ti voglio raccontare: una volta a un raduno con la nazionale, tutta la nazionale radunata a Malles in provincia di Bolzano, in Val d'Aosta, andò a prendere un po' di fresco l'estate, ci stava, facevamo i raduni lì. Allora tutti belli, tutti con la tuta, si avvicina un signore a tavola, a cena, e fa: scusate, voi eravamo tutti con la tuta nazionale, fa: voi che sport fate? Noi facciamo badminton. Ah, badminton, quello che si gioca sulle spiagge. E cosa ci fate a Malles? Se giocate sulla neve? Allora lì... bicchieri di tutto. Quindi... Colgo l'occasione proprio su questa confusione, su una domanda che viene da Azzurra Matarazzo, che ci chiede: non c'è la possibilità, il rischio che sia un po' offuscato dal tennis? Cioè, questa domanda calza a pennello su quello che stavi dicendo, la mancata chiarezza, ma credo essenzialmente non per colpa di chi lo pratica, è chiaro questo, insomma, né di chi lo organizza poi a tutti gli effetti, ma dei processi culturali, sia anche questo un motivo di sofferenza. Io parlo di sofferenza per avere una lucidità nel descrivere la disciplina. Sì, c'è sempre stato sto scontro badminton-tennis. Il tennis, per i numeri che fa, soprattutto economici, è forse superiore al badminton. Adesso numericamente non lo so, è anche di numero di atleti, intendo. Come dinamismo, tecnicamente ti posso dire che il gioco del badminton sulla carta è più duro, è tra i sport di racchetta più intensi. Lo squash è in teoria quello più duro. E il badminton viene subito dopo, il tennis è leggermente indietro. Sì, lo soffriamo un po'. Il tennis ha il vantaggio anche che può andare all'esterno col beach tennis. Il badminton ci sta provando, la PWF sta pensando ad una formula che lo porti anche all'esterno.
con lo stesso campo, con la stessa rete, la stessa racchetta, il volano leggermente più pesante. Ci hanno provato negli anni e forse questa volta ci hanno preso. Speriamo di vederlo al più presto. Tu che ne pensi di questa formula? Io dico che era l'ora, perché il tennis è andato a fare il beach tennis o comunque all'aperto, e adesso il padel pure. Non c'è il padel, sembra che tutti giocano a padel adesso. Sì, vero, vero. Calcio, giocare, cioè tutti gli sport, beach volley, il campo ridotto, insomma i atleti sono due, tutti sono andati all'esterno, il badminton era l'unico che mancava. Quindi, ma con gli altri sport da racchetta come te la cavi? Guarda, non ho mai provato, il ping pong non mi riesce malissimo, i movimenti sono stretti, quindi di riflesso anche. Il tennis con movimenti più larghi faccio forse un po' più di difficoltà. Me vengono tanti tennisti però a provare badminton che non ci prendono. Invece ecco, vedi, quindi... Un giocatore di badminton che va a giocare a tennis è un po' più facile, visto il rimbalzo della pallina, il piatto corda è più largo. Al contrario, un giocatore di tennis, quando gioca a badminton, è un po' più difficile. Sfido Fognini se vuole venire in Sardegna, così. Allora questa sarà fatta. Nadi Sportivi inviterà Fognini ad andare in Sardegna, cercherà di ospitarlo in una delle chiamate sportive e interverrai sbeffeggiando la preparazione dei tennisti. Questa è chiaro. Allora, questa è una promessa. Nel caso in cui Fognini riuscissimo a prendere Fabio e a portarlo qui a chiamate sportive, parteciperai anche tu e ci sarà questo confronto in stile WrestleMania tra badminton e tennis. Sì. Quindi io farò da arbitro, vestito chiaramente con... metterò la maglietta... E poi sul campo ci dobbiamo incontrare. Questo è chiaro, io però farò sempre l'arbitro. Io sono un nati sportivi, ma per il tennis e per il badminton sono assolutamente negato, però si può sempre imparare. A proposito di imparare, abbiamo parlato di giovani, abbiamo parlato di diverse formule, abbiamo un po' sviscerato le caratteristiche, ma chi volesse invece iniziare a giocare a badminton a 40 anni, come me, faccio questo esempio, può farlo? Ci sono vincoli? Ci sono alcune discipline che non te lo permettono, perché ci sono discipline che non ti permettono di iniziare. Invece il badminton è una disciplina anche per questa età oppure no? Il badminton è una disciplina che si gioca dai 5 ai 90 anni, e poi in base a quello che è l'obiettivo di chi si avvicina al nostro sport, insomma, cambiano pure le dinamiche, l'allenamento, eccetera, eccetera, ma sicuramente a 40 anni si può giocare a badminton. Io quando ero a Milano, al Pala Badminton, dopo l'orario federale venivano i club e facevo anche lezioni ad amatori che venivano per fare badminton. E ci sono anche campionati master, io e più, cioè campionato over 35, 40, 50 e così via. Spesso si certifica la preparazione di alcuni sport. Conosco molto bene quella del pugilato, conosco molto bene, adesso va molto di moda il running, ci sono quindi legate al fitness, al wellness. Tu mi dicevi che la preparazione del badminton è una preparazione completa. All'interno del tuo messaggio promozionale potrebbe esserci anche questa zona nella quale andare a prendere degli utenti che si avvicinano al badminton per stare bene, per stare in forma, poi. Sì, assolutamente sì. Quando venivano a provare il badminton per la prima volta, persone di 40-50 anni, dopo che colpivano, non smettevano più. C'era veramente i campi tutti pieni, quindi è uno sport che piace, è diverso rispetto agli altri sport e fa bene alla salute. Insomma, è uno sport che tutti gli sport fanno bene. Io tiro l'acqua al mio mulino e dico che fa più bene, cioè venite a provarlo sto sport. Allora ti dico subito che Luca De Matteis, che è il deus ex machina di Nati Sportivi, è la persona con la quale condivido questo viaggio nel tour dello sport, si è già messo al lavoro per contattare Fabio Fognini, quindi preparati, perché conoscendo la sua perseveranza potremmo anche arrivarci, quindi preparati.
Mentre Mauro Frau ti saluta e ci parleresti dei tuoi progetti futuro in ambito sportivo. Prima però di rispondere a questa domanda, facciamo un passo indietro e andiamoci a prendere il rosario sportivo che inizia a Santa Marinella, si prende le tue soddisfazioni sportive all'interno del ranking, del grandissimo ranking mondiale. Voglio sottolineare che Rosario ha la pagina Wikipedia in inglese e non ce l'ha in italiano. Questa è una cosa che voglio sottolineare, questo dà la dimensione del campione. poi ci dici anche perché, cioè, ci No, dici no. anche se c'è lo zampino di qualcuno dietro, però ti volevo sottolineare questa curiosità che tu hai una pagina su Wikipedia in inglese, ma non c'è la tua pagina in italiano, quindi credo che debba essere aggiornata, forse mi farò promotore di questa cosa. Fino al tuo ritiro, fino al tuo ritiro. Che carriera è stata? Prima ci parlavi di dinamismo, ma qual è stato il tuo avversario peggiore? Qual è stata la tua vittoria più bella? E perché un anno fa hai deciso di ritirarti? È stata una carriera lunghissima, con tante soddisfazioni eppure qualche dolore, diciamo. Da subito ho cominciato a livello italiano a vincere qualche medaglia a livello junior, under 13, under 17, under 19, praticamente col mio club e i miei compagni si vinceva tanto. E poi a livello nazionale ho vinto 16 titoli nazionali. E facendo anche il triplete, che non accadeva in Italia da tanti anni, ho 7 titoli italiani, 6 degli ultimi anni consecutivi, 9 in doppio. E, a livello internazionale, più o meno 47 medaglie, quindi ho molte delle quali in doppio con il mio storico compagno, Giovanni Greco. Giovanni Greco. Sì. E, tra l'altro, apro parentesi, anche, ho fatto anche, sono parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro che mi ha permesso, e grazie a loro, con la collaborazione della federazione, di diventare Rosario Maddaloni che è adesso, e grazie a loro mi hanno permesso di diventare professionista a tutti gli effetti. Quindi è stata una bellissima carriera, ricca di soddisfazioni. E arrivato fino a qua, un anno fa, ho deciso di smettere fondamentalmente perché sentivo negli ultimi periodi, diciamo, una difficoltà, ecco. Il badminton mi sembrava, cominciava a risultarmi un po' più difficile mentalmente andare in trasferta, in palestra, insomma, non l'avevo più così serenamente. Anche qualche acciacco fisico, insomma, i risultati che non venivano ho lasciato quando, insomma, era una buona posizione nel ranking mondiale, forse ero addirittura dentro tra gli ultimi posti qualificato per le Olimpiadi, per le prossime Olimpiadi, però la testa mi ha fatto lo scherzetto, insomma. Poi nel frattempo, dopo una vacanza qua in Sardegna, mi avevano offerto un progetto e quindi la testa era un po' divisa. E ho voluto scegliere questa strada qua e intraprendere la carriera da allenatore. Ecco, andiamo allora, abbiamo parlato del passato, andiamo al futuro, perché riprendiamo la domanda di Mauro Frau che ti chiede quali sono i tuoi progetti. Sì, i miei progetti sono tutti qua in Sardegna. Come ti ho detto un anno fa, no, un paio d'anni fa sono venuto qua in vacanza e ho conosciuto una persona che mi ha praticamente accolto aprendomi un palazzetto dello sport a tutti gli effetti solo per il badminton. Io, 7 campi, tra l'altro, non ci potevo credere. E lui mi ha detto: se vieni qua, questo è tuo, può essere la tua palestra. E da lì abbiamo cominciato a parlarne e a tutti gli effetti abbiamo aperto un'accademia, la SD Mara Badminton Academy, del quale ne faccio parte. Adesso, visto il lockdown, siamo un po' fermi, ma Il comincerò.
Ho già molti ragazzini, vengono dalle scuole, i progetti, molti sono incentrati sulla scuola e sul reclutamento nelle periferie di ragazzini. Voglio ricordare, questo mi piace dirlo, che giocano gratis nella mia accademia, e perché voglio far giocare e far conoscere questo sport per tutti. Beh, questa è una cosa bellissima. Questa è veramente una cosa bella, che purtroppo esce fin troppo poco, però insomma, almeno noi qua ci siamo riusciti e ne parliamo ben volentieri. Ma proprio su questa dimensione, quindi tu hai trasferito, la tua testa ha fatto click, quindi sì. Sei passato da atleta in giro per il mondo a tecnico che sì. Insegna il badminton ai più giovani e non solo. Sì. Questa nuova dimensione, sì. Come ti ci ritrovi? Quali sono le difficoltà che stai incontrando? E soprattutto a questo punto, visto che sei stato un atleta di alto livello, mi parli anche delle tue ambizioni. Sì. Fare l'allenatore è tutt'altra cosa di fare l'atleta, ovviamente. Però a Milano avevo raccolto un po' di una piccola esperienza con il BC Milano, dove ho trascorso tantissimo tempo come allenatore e giocatore del club, perché noi abbiamo anche campionato a squadre, insomma, faccio parte di questo club dove mi occupavo del miniton, l'allenamento per i piccolini, 5, 9 anni, 10, quelli che si avvicinavano a questo sport, e ho visto che era la mia passione. Oltre a giocare a badminton, a me piace veramente insegnare la tecnica ai più piccoli. Mi riusciva bene, tant'è che molti di questi ragazzini adesso vincono medaglie a livello nazionale, alcuni sono arrivati in nazionale, e poi quando ho smesso mi sono trasferito qua e adesso cercherò di replicarlo, però praticamente tutto da solo, insomma, in una nuova c'è un'ambizione ancora più grande, Rosario, cioè quella di tornare ad allenare un Rosario Maddaloni per Sogni Olimpici? Assolutamente sì, ho appena cominciato, devo fare ancora tanta gavetta, i ragazzini sono tanti, ho solamente il primo livello di allenatore, quindi dovrò farne altri di livelli e seguire i corsi federali. Il mio futuro, sì, il mio desiderio veramente è quello di riuscire anche a continuare la collaborazione con la federazione. Attualmente io faccio allenatore del Mara Badminton, spero che qui in Sardegna, al mio centro, e ricordo che c'è una palestra solo per il badminton di 7 campi, nessuno mi viene a disturbare se né pallavolo né basket né calcio, quindi spero che in futuro possa diventare anche un centro riconosciuto della federazione, magari per i più giovani. Perché no? Sarebbe bellissimo comunque portare i miei ragazzi un giorno fra 10-15 anni a campi internazionali o a vincere titoli. Stiamo facendo dei salti su diversi argomenti, ne faccio un altro ancora, sai, ti avevo detto non era un'intervista giornalistica ma sono una vera e propria chiacchierata, e proprio sotto il punto di vista del tecnico, durante una gara io sono molto curioso di sapere come interviene il tecnico con il proprio atleta. Cioè, quali sono? Perché molto spesso non si conoscono i rapporti e i consigli che si danno nelle diverse discipline con i tecnici, soprattutto con queste tipologie di sport, sport individuali o a massimo di doppio. Come interviene il tecnico durante la gara? È una bella domanda. Il Rosario Maddaloni ha avuto tantissimi tecnici, veramente tanti da quando sono piccolo. Mi piace pensare che il ruolo, nel senso, l'allenatore sta con te in campo tutta la settimana, tutti i mesi, e ti allena in campo, ti conosce a memoria perfettamente. Io sono il tipo di giocatore, sono stato un tipo di giocatore che in campo mi piaceva ricevere pochi consigli, fare più o meno da solo, anche se non è proprio corretto, perché prima della partita mi riunivo con l'allenatore, studiavamo l'avversario, c'è molta preparazione, il tecnico sta lì giorno e notte che,
che guarda gli avversari, li studi un paio d'ore prima, anche di più, e poi in campo vai e fai il tuo gioco. Il tecnico fondamentalmente corregge quello che era stata la tattica preimpostata prima di entrare in campo. L'allenatore deve, dal mio punto di vista, deve insomma sempre incoraggiare il giocatore in campo e fargli sentire insomma tutta la fiducia, e non il giocatore allo stesso tempo ci deve essere una bella connessione. Non deve, il giocatore non deve abbattersi quando il punto è perso, perché i punti persi fanno parte del gioco, quindi è un bel casino. Tra i tanti tecnici che hai avuto, ce n'è uno che che ti capiva di più? Capire Rosario Maddaloni non è facile, eh? Capire Rosario Maddaloni non è facile. Ho scontrato difficoltà personalmente con tanti allenatori. Poi c'è quello che ti piace di più, quello che ti piace di meno. Io ero mi reputo un giocatore che riusciva a cogliere da ogni allenatore un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Per fortuna il meglio, sono riuscito ad arrivare ad alti livelli. Ti dicevo che ho passato quell'anno in Danimarca 2008-2009. Secondo me quel passaggio è stato dal badminton 2D al badminton 3D, cioè ho visto il badminton in tre dimensioni, introducendo la tattica. Io venivo da un allenatore cinese e da tutto fisico alla tattica, dove i danesi sono i più forti con la tattica, quindi la strategia, l'anticipazione al gioco, la visione, insomma. Lì il badminton è diventato qualcosa di più divertente. Poi tutti gli allenatori che si sono succeduti hanno costruito su di me quello che sono adesso. Quindi, m'hanno fatto E bene a tutti. prima non so se hai glissato o non hai voluto rispondere, però io sono un martello e ci ritorno. Nella tua carriera, l'avversario che ti ha messo più in difficoltà, e quindi vediamo un lato un po' più buio, poi però ti do l'occasione di dirmi anche qual è stata la vittoria più bella. Ok? Di avversari no, di duri no, ne ho incontrati tanti. Avversario tosto, tosto, diciamo a livello italiano, io il mio Sampras, io mi reputo Agassi, il mio Sampras era Giovanni Greco, attualmente compagno di squadra. Con lui mi sono scontrato da quando avevo 11 anni a quando avevo 31, quindi era sempre una battaglia, veramente vinceva lui, vincevo io, vinceva lui, vincevo io. Per fortuna negli ultimi anni riuscivo a vincere io, però rimane compagno di tante avventure. A livello internazionale, gli asiatici, quando hanno la racchetta, sei sempre lì, puoi studiare quanto vuoi, però poi sei sempre a rincorrere, sembri un topo in gabbia che scappa. Veramente difficile contro gli asiatici. La partita più bella, secondo me, è quella, forse in Iran, ti può sembrare strano, dice, ma pure in Iran sei andato. Sono andato pure in Iran a giocare, e quando ho battuto il top 20 del mondo, un indonesiano. Lì, in quelle condizioni, il mio stile ha prevalso, perché sono molto veloce come giocatore e molto aggressivo. Forse non se l'aspettava, e quella è stata forse una delle vittorie più belle. E la partita nella quale c'è stato più pubblico? I campionati del mondo in Indonesia sono una cosa pazzesca. I campionati del mondo in Indonesia non senti neanche il volano quando sbatte sulla racchetta. Per fortuna avevo anche un po' di tifo a favore, e insomma lì è stato veramente una bella emozione. Rosario, io starei qui probabilmente altri 45 minuti a parlare di badminton e a parlare di anche altri argomenti. Ti arrivano gli applausi di Fabio Morino, innanzitutto. Grazie, E io però ho un'altra curiosità. Se non avessi fatto badminton. Ah, Fabio. È musica. quindi sei un appassionato.
Sì, sono appassionato di musica, ho sempre suonato tutto quello che c'è da suonare. A casa, io e mio fratello, lui prima di me, la passione per i bonghi, le congas, i djembè, la tarabuca. E poi ultimamente strimpellavo, pure tiravo male sulla batteria, quindi ho passato un periodo sulla batteria. Mi è sempre piaciuto il mondo della musica e penso sarei diventato musicista. E se dovevi scegliere un altro sport, se avessi dovuto scegliere un altro sport? Ovviamente non posso che dire calcio. Calcio. Sei anche un tifoso per caso? Sì. Ah, okay. Ma mi ricollego al triplete oppure c'è un'altra fede? No, no, Napoli, io tifo Napoli da quando sono piccolo. Quindi vedi, sei ritornato, Napoli, anche se ci sono stato poco, Napoli è sempre nel cuore. Rosario, io ti ringrazio della tua Grazie disponibilità e Fabio Morino dice che avrebbe potuto fare qualsiasi sport con quelle abilità che si ritrova, quindi io non... a te. In realtà non sbaglia perché io andavo a giocare a calcio con gli amici e mi dicevo: ma tu giochi a calcio? Andavo a giocare a pallavolo? Oh, ma tu fai pallavolo? Andavo a giocare a basket? Oh, ma tu fai basket? Quindi gli sport venivano veramente con tanta facilità. Allora hai acquisito ufficialmente il bollino di Nati Sportivi. Quindi quale miglior ospite potevo avere in questo venerdì? E chiaramente a questo punto ti consiglio anche di andare a vedere le playlist che io faccio all'interno del mio blog. Io mi diverto anche io con la musica. Sono arrivato alla numero 34, quindi 10 canzoni per ogni playlist. Io te le consiglio, voglio anche i tuoi commenti a questo punto, Ok. pubblici e privati, insomma, perché no? Allora, Rosario, io ti ringrazio della tua disponibilità. Ti do chiaramente appuntamento all'incontro con Fabio Fognini. Che se nel caso in cui riuscissimo a cogliere, io ti ricontatterò velocemente e farai parte di questa diretta. Beh, Io nel frattempo vado ad allenarmi un po' a tennis. sì, forse è meglio. Tanto io farò solo esclusivamente l'arbitro, quindi vado solo a studiarmi meglio le regole. Quindi. Fammi solamente ringraziare la federazione che ti ha dato il mio nome per questa diretta, quindi grazie a tutto lo staff federale. E grazie a te dell'invito, Matteo. Grazie Rosario e al prossimo appuntamento. Noi continueremo chiaramente a seguire le tue vicissitudini, le tue esperienze in Sardegna e perché no, a questo punto chissà da quale altra parte, visto che sei un giramondo e ti ringrazio ancora, ringrazio la federazione chiaramente che ci ha dato questa bellissima opportunità. Ciao Rosario. Ciao, grazie. E allora, andiamo a chiudere questa ennesima diretta, questa ennesima chiamata sportiva e voglio ancora ringraziare Rosario Maddaloni per questi 45 minuti insieme che sono volati in questo venerdì di maggio e io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo ospite, con un nuovo protagonista del mondo dello sport che scopriremo tra domani e dopodomani sui social appunto di Nati Sportivi. Io vi invito a seguire chiaramente il blog nadisportivi.it e le pagine social, in particolare Facebook e Instagram, e vi do appuntamento alla prossima settimana per il tour dello sport con chiamate sportive. Ciao a tutti!